la maglia della Croazia, quella della Croazia è completamente a scacchi come la bandiera, però quella del Bari soltanto la parte alta, ma è molto particolare, infatti penso che sia una maglia da collezione per gli appassionati. Successivamente devo dire che la maglia del Bari è un po' più standardizzata sul bianco, con bandature rosse sul colletto, sulle maniche, senza nulla di particolarmente particolare, scusa la ripetizione, però niente di originale, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda invece i numeri, dall'1 al 99, dalla stagione 95-96, ci sono dei numeri che sono rimasti nella storia del Bari. Io penso alla 18 di Cassano, il numero con il quale è esordito, che si è portato ad esempio a Roma, ma che poi non ha più indossato perché al Real Madrid divenne il 19, alla Sampdoria il 99, numero che omaggia il suo idolo, il fenomeno Ronaldo, che poi appunto si è portato avanti per il resto della propria carriera tra l'esperienza al Milan, all'Inter, al Parma. Cassano indossò il 18 Real Madrid nella seconda stagione, perché non ricordo sinceramente chi è che lo liberò rispetto all'anno precedente, però partì con la 19 e passò alla 18, ma poi non lo, anche lì fu facilmente dimenticabile, perché non fu, come abbiamo detto anche poco fa, non fu proprio il massimo. E guarda, c'è una maglia rinchiata che per fortuna non è per un decesso, ma è per tutto il giocatore di cui parlavamo prima, che è Lo Seto, il capitano storico degli anni 80, inizio anni 90, che indossava la maglia numero 2, e quindi dopo qualche anno dal suo ritiro il Bari ha deciso di togliere la maglia numero 2 dalle numerazioni ufficiali. Io ricordo il primo anno delle maglie fisse, delle numerazioni fisse, 95-96, c'erano un po' di particolarità, per esempio un attaccante come Nicola Ventola, che era giovanissimo all'epoca, aveva iniziato ad affacciare in Serie A, indossava la 13, che non è proprio un numero da centravanti. Io ricordo Julio Cruz a Bologna nel suo primo anno indossò la 13, forse perché mancavano altre numerazioni disponibili, però è una particolarità. Poi Igor Proppi ha sempre indossato la 10 quando c'è stata appunto la numerazione fissa. Nick Cruz, che è un giocatore che abbiamo ricordato prima anche con simpatia, indossava sempre la maglia numero 28, era un po' il suo numero fortunato. Ingerson la maglia numero 8 di solito, che era il numero da centrocampista classico, indossata anche a Bologna e Lecce. In precedenza non abbiamo scelto l'allenatore per quanto riguarda la nostra top 11. Probabilmente, guardando un po' alla storia del Bari, sono due i nomi che io proporrei, che sono quelli di Materazzi e di Fascetti. Tu hai dei ricordi legati ad altri allenatori del Bari che hanno fatto la storia, che sia in positivo o in negativo, della società pugliese? No, ma guarda, l'unico che può essere citato è Ventura, perché il Bari lì 2009-2010 è sicuramente una squadra da ricordare, è un esempio, una bellissima realtà, però io, se dovessi dare un gettone, lo darei a Eugenio Fascetti, perché poi è uno di quegli allenatori che, se lo citiamo, se pensiamo a Fascetti, ci viene in mente il Bari, non ci vengono in mente altre squadre. Quindi forse solo a Roma in realtà il nome di Fascetti è legato ai meno 9 della Lazio in Serie B e alla promozione nell'87-88. Sì, è stato il suo mezzo miracolo quando era poi giovanissimo come allenatore, però ecco, a Bari diciamo che ha tirato fuori il meglio, probabilmente è stato anche, si è fatto conoscere anche per un carattere spesso polemico, molto sanguigno, era un allenatore però che anche con delle idee di calcio niente male per l'epoca. Poi c'è Antonio Conte, che fece scattare l'ira dei suoi concittadini leccesi, perché andò ad allenare il Bari nel 2008-2009 e fece subito un capolavoro, perché vinse quella Serie B, portò il Bari dopo tanti anni, dal 2001 non toccava le vette della Serie A, e riuscì a riportarla con una grande stagione. Da lì poi nacque anche il Bari di Ventura, perché già c'erano giocatori come Ranocchia, come Stellini, che diventerà suo assistente allenatore, come per esempio lo stesso Cillè, Masiello, Barreto, quindi c'erano già dei giocatori che sarebbero poi diventati titolarissimi con Ventura. E se non sbaglio il centravanti titolare era Ciccio Caputo. Ecco, Ciccio Caputo, che è un altro giocatore che a Bari è ricordato molto
marcato a Bari in due epoche diverse, è il quinto miglior marcatore della storia del Bari con 47 gol, è stato nel Bari dal 2008 al 2009, dal 2010 al 2011, queste due stagioni staccate, poi dal 2011 al 2015, 4 anni di seguito, quindi anche lui va ricordato, ha segnato anche più di Pronti da Bari, un gol in più, però adesso insomma sta facendo molto molto bene a Maranto, a suo. Goalcast.